Professor Stupia, un tampone su tre risulta positivo in questi ultimi giorni. Questo vuol dire che il contagio continua a correre? Sì, i contagi continuano a correre, la prevalenza in percentuale dei positivi è altissima. Per fortuna questo non corrisponde in maniera lineare a un numero di casi gravi e di morti. In altre parole, abbiamo moltissime persone infette, ma poi, soprattutto grazie ai vaccini, la ricaduta sulla salute è meno grave di quello che ci si potrebbe aspettare. Certamente rispetto agli anni scorsi non stiamo vedendo il decremento dei contagi che eravamo abituati a vedere a primavera, assolutamente continuano ad essere altissimi. Le varianti sono sempre la Omicron 1 e la 2? Sì, adesso è quasi solo la 2, in Abruzzo siamo all'82% di Omicron 2 contro l'86% nazionale, quindi in questo momento predominante l'Omicron 2 che ha una grande facilità a infettare anche i vaccinati a tre dosi. La pressione, ci diceva al momento, non è più tanto la presenza negli ospedali quanto piuttosto il personale ospedaliero che si è infettato? Sì, abbiamo questo problema di moltissimi colleghi degli ospedali che anche asintomatici, essendo positivi, non possono stare in reparto e quindi ci sono molti reparti che hanno problemi di turnazioni. Quindi in questo momento la vera emergenza sanitaria non è data dai malati ma dagli operatori sanitari, paradossalmente. Permane quindi l'indicazione di mantenere la mascherina e tutte le precauzioni. Ma io finalmente ho riletto stamattina che con questi numeri togliere la mascherina al chiuso no, e ne sono molto contento, perché una cosa è dire allentiamo delle restrizioni che hanno soffocato l'economia, un'altra però è che il buon senso lo dobbiamo mantenere, cioè se siamo positivi uno su tre in questo momento, francamente almeno al chiuso la mascherina dovrebbe rimanere una buona abitudine che io suggerirei di portarci appresso ancora per molto tempo, perché è troppo rischioso, quindi ben venga al chiuso la mascherina.